Ciao amici di Addicted to Games, bentornati in questo video. Oggi giochiamo a Sakura Swim Club. È un titolo che ho visto fra i più scaricati su Steam, uscito da pochi giorni. Dovrebbe essere una sorta di ecchi, non hentai, non dovrebbe essere troppo volgare. Quindi scopriamolo insieme. Costa 10 euro, scontato questi giorni a 7 euro circa. Il gioco inizia così, è interamente in inglese, questo è il mio primo avvio. Mattina. Non è la mia parte della giornata preferita. Bla 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 bla. Quindi è un gioco tutto testuale dove a parlare questo ragazzo. Ora sta dicendo che la mattina non gli piace perché deve andare a scuola. Questa è la sua stanza. È un'altra bella giornata soleggiata. E ora devo fare una lunga camminata per arrivare alla mia nuova scuola. Questo è un altro personaggio che lo saluta. Allora, vediamo. Leggiamo un po' la trama. Questo ragazzo cambia scuola molto spesso. Lo fa da quando andava alle medie. Vediamo di capire il perché. La famiglia sta cercando una scuola dove possa crescere, dove possa dare il meglio, perché il resto della famiglia è stata piena di successi. Quindi si aspettano molto anche da lui e ora dovrà andare a questa scuola. Abbiamo la possibilità di scegliere, svegliamoci o prendiamoci il nostro tempo. Andiamo, comunque, muoviamoci. Andiamo. Eccoci arrivati alla scuola. Bene, eccomi qui di nuovo. Stando qui vicino, sembra un'altra scuola che i miei genitori hanno scelto per me. La stessa entrata. Lo stesso giardino. Questo posto è noioso come il resto delle scuole che ho visto. Vabbè, andiamo avanti. Insomma, questo ragazzo non ha molta voglia di andare a scuola. Si è capito? Sento la mia insegnante che mi ripete le stesse parole di ogni volta. Qua ora l'insegnante che parla, introduco questo nuovo alunno. Quindi l'insegnante ci sta dicendo che ci serve qualcosa che ci spinga un po', ci consiglia di fare uno sport come il nuoto. Accettiamo. Oddio, cosa è successo? Ci giriamo. Bene. Questa ragazza con delle mutande blu e bianche ci ha urtato contro. Ho capito cosa è successo. Una ragazza con gli occhi blu e i capelli neri ha urtato contro di me. Ok, si è già innamorato il tipo. Ora credo che stiamo andando verso la piscina. Eccoci. Non veniva una piscina da veramente tanto tempo. Però a quanto pare non c'è nessuno. Non risponde nessuno. Allora, perché è abbandonata? Vediamo che succede. Ok. Due ragazze emergono dall'acqua, escono dall'acqua. Interessante. Credo che questa a sinistra sia la stessa ragazza di prima. Dalla trama che ho letto su Steam, questo ragazzo poi farà amicizia con queste due. Bene ragazzi, avete capito che tipo di gioco è? È interamente basato sui dialoghi e sulla storia. Tutto il gameplay consiste nell'andare avanti e nel fare alcune scelte tra un paio di opzioni. Ovviamente serve un'ottima conoscenza dell'inglese, visto che è tutto in lingua inglese. Beh ragazzi, direi che questo è tutto da questo gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!